Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di cronaca perché nel corso di una operazione di controllo a Città Sant'Angelo la Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato un mezzo chilo di cocaina rinvenuta all'interno di una vettura. In carcere il corriere di origine albanese. La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato mezzo chilo di cocaina e ha arrestato un corriere albanese di 46 anni. Nel corso dell'abituale attività di controllo, una pattuglia delle Fiamme Gialle ha fermato a Città Sant'Angelo, nei pressi di un noto distributore di carburante, una Ford Focus guidata appunto dal cittadino albanese, il cui evidente stato di agitazione ha spinto i Baschi Verdi ad approfondire il controllo con l'ausilio di una unità cinofila che, intervenuta sul posto, ha segnalato con insistenza la presenza di sostanza stupefacente sotto il cruscotto anteriore del lato passeggero. Una volta smontato all'interno del cruscotto è stato rinvenuto un involucro di cellophane sottovuoto ricoperto di un palloncino in gomma contenente circa mezzo chilo di cocaina, un confezionamento ad arte appositamente realizzato al fine di sfuggire al fiuto dei cani antidroga, che però non è servito a ingannare il super addestrato pastore tedesco Daphne. L'insospettabile corriere albanese, privo di precedenti specifici per traffico di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato portato in caserma per gli ulteriori approfondimenti del caso. Avvisato il PM di turno, il corriere è stato tratto in arresto in carcere per il reato di traffico e spaccio di stupefacenti. Cambiamo argomento adesso. Ottimi i risultati dell'Arta sulla qualità del mare pescarese, dove tutti i tratti sono ora balneabili. Tanti turisti in città che dopo il fine settimana di maltempo sono tornati ad affollare le spiagge. Noi ne abbiamo conosciuti alcuni con Giuseppe Dintino. Il mare di Pescara è pulito. Dopo la storica bandiera blu al capoluogo adriatico, i dati dell'Arta confermano la qualità delle acque. Dai prelievi effettuati il 12 e 13 di luglio è emerso che gli inquinanti sono notevolmente diminuiti, forse anche a causa dello stop alle attività produttive durante il lockdown. Tutta la costa pescarese è ora balneabile, esulta il sindaco Masci. Mare pulito, abbiamo avuto la conferma dall'Arta, i dati sono ottimi, tutti i 10 km di costa sono puliti, quindi affrontiamo la stagione estiva nel migliore dei modi. So anche che tutti gli stabilimenti balneari non hanno un ombrellone o una palma da affittare, i locali sono tutti pieni, quindi di questo ovviamente ci fa molto piacere. Pescara è una città bella che si presenta benissimo e anche sotto l'aspetto della pulizia è una città che non si fa mancare nulla. Pescara è bella e i turisti che vengono ci ringraziano per questa città che ha 10 km di spiaggia, un bellissimo mare, dei bellissimi negozi, tant'è che siamo pieni e continueremo ad esserlo per tutta l'estate. Dopo il weekend di maltempo, il sole ha riportato i bagnanti in spiaggia. Il mare quest'anno fa contenti tutti, pescaresi e turisti. Lei di dov'è? Sono di Spoleto. E come mai in vacanza qui? Perché qui sappiamo benissimo che si mangia bene e il bimbo si diverte tanto perché le spiagge sono attrezzate e il mare normalmente è pulitissimo. Normalmente in questi giorni come l'ha trovata? In questi giorni noi siamo arrivati venerdì ma abbiamo preso solo pioggia, ma confidiamo e sappiamo benissimo che sarà trasparente il mare come ogni anno. D'altronde sono 5 anni che veniamo. E voi di dove siete? Di Pescara. E quest'anno abbiamo ottenuto la bandiera blu, è soddisfatta? Soddisfattissima. Ma si vede, che ne pensa del mare quest'anno? Pulito, noi veniamo dal 14 giugno, sempre pulito, bello. Lei da dove viene? Sono di Umbria, Brasili. Quindi brasiliana ma vive in Umbria da un po' di anni? Sì, sì, un po' di anni. E ora come mai in vacanza a Pescara? Un mare bello, turismo bello, ben pulito, la città mi è piaciuto tantissimo. Voi da dove venite? Allora, io vengo da Formia e sono napoletana. Io Gaeta. Stavo cercando la famosa pineta che non mi hanno detto che quasi non ci esiste più perché è stata un po' inglobata dai palazzi, no? Il mare come vi è sembrato? Per quello che stiamo vedendo ora è bellissimo, i colori sono differenti perché questo è l'Adriatico, noi veniamo dal Tirreno. Sta pure poca gente, non è come gli altri anni era di più da quando è stato fatto qua. Ammonta a oltre 2 milioni di euro l'utile di esercizio del bilancio 2020 della Ruzzoreti S.p.A. Il documento è stato approvato con l'unanimità dei sindaci presenti in assemblea.
L'Assemblea dei soci ha approvato ieri pomeriggio il bilancio 2020 della Ruzzo Reti S.p.A. con l'unanimità dei sindaci presenti, 28 sui 36 comuni afferenti la società acquedottistica. Erano assenti i primi cittadini di Teramo, Montorio al Vomano, Mosciano Sant'Angelo, Roseto degli Abruzzi, Castelli, Bellante, Torano Nuovo e Ancarano. Ruzzo Reti S.p.A. ha chiuso il 2020 con un utile di esercizio di oltre 2 milioni di euro e con un margine operativo lordo superiore a quello riportato nel piano industriale 2019-2021. L'attività dell'ufficio recupero crediti, istituito proprio nel 2020, ha incassato un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro. La società acquedottistica inoltre ha concesso ai cittadini che ne hanno fatto richiesta oltre 4.000 piani di rateizzazione. Il management della Ruzzo Reti sottolinea anche il lavoro fatto sui costi e non mancano polemiche verso i sindaci assenti. Devo dire che è un bilancio che vede dei costi abbassarsi in maniera netta, i costi del personale di circa 600.000 euro, i costi dei debiti sono abbassati di 5 milioni di euro e questa è un'ottima notizia per la provincia perché a lungo andare, stabilizzando un abbassamento dei costi, si avrà anche un abbassamento della tariffa. Rimane un po' di perplessità rispetto a una serie di polemiche che abbiamo sentito nei giorni precedenti, come ogni anno devo dire, a cui però non è stato dato seguito nell'Assemblea, che forse è il consesso dove i sindaci dovrebbero esprimere per i loro territori la loro posizione. E noi continueremo con questa operazione di risanamento dell'azienda, di cui siamo veramente molto soddisfatti. Oggi sono particolarmente felice perché continua l'opera di risanamento, di grandi investimenti per il Ruzzo e soprattutto perché il bilancio di oggi aumenta ancora di consensi rispetto agli anni precedenti. Questo è veramente da grande soddisfazione perché significa che quello che ribadiscono i sindaci è che stiamo lavorando bene e che soprattutto loro sono con noi in questa grande opera di rivoluzione dell'acquedotto teramano. Come dare un voto contrario su una buona governance sia a livello finanziario che sia a livello di gestione? La cosa che mi sconcerta è che quello che oggi una piccola minoranza di sindaci chiede di vederci chiaro, io mi chiedo dove stavano quando fino al 2012-13 si producevano 100 milioni di euro di debiti. Ecco, oggi la società sta un po' meglio, non sta bene, sta ancora in uno stato comatoso, ma in questo stato comatoso una buona governance sta cercando di riportare su un percorso sano una società che era decotta 5, 6, 7 anni fa. Parliamo di sanità adesso perché è passata in giunta la proposta sul riordino della rete ospedaliera regionale. Ora la parola passa al Consiglio. Poco fa è terminata la conferenza stampa. Presenti l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veria, anche il presidente Marco Marsiglio, che ha spiegato la proposta del riordino della rete ospedaliera abruzzese che prevede un maggior numero di posti letto. È evidente che non ci sarà mai la rete che piace a tutto il mondo perché qualcuno reclamerà sempre un posto letto, una disciplina, una specializzazione, una particolarità. In più noi abbiamo però il dovere di fare sintesi, lo dobbiamo fare nel rispetto di parametri che ci vengono imposti dall'alto e che non scegliamo noi. Con questo piano, rispetto al piano precedente, i posti letto aumentano. Mentre tutti i piani a cui abbiamo assistito ormai tra la fine del secondo e l'inizio del terzo millennio sono stati solitamente caratterizzati da scelte lacrime e sangue, dolorosissime, questo è il primo piano che inverte la tendenza, non solo conserva tutto ciò che oggi è aperto ma lo valorizza, incrementa le dotazioni, incrementa i posti letto complessivi, offre ad ogni localizzazione una sua vocazione specifica, andando a compensare dove non ci sono grandi numeri, si lavora sulla qualità, si lavora sulla specializzazione, si lavora sulla vocazione specifica che offre appunto una dimensione. E l'aumento dei posti letto che ha ben descritto il Presidente sono aumenti di posti letto che vanno proprio ad interpretare questa esigenza, l'esigenza di avere la possibilità di essere ricoverati come lungo degenza. La rete ospedaliera ha 4 grandi ospedali hub delle 4 province
che avranno funzioni di secondo livello. Gli ospedali di Chieti e di Teramo saranno ospedali finalizzati, sempre con funzioni di secondo livello, a dare una risposta per l'emergenza urgenza delle malattie cardiologiche. Invece l'ospedale di Pescara e dell'Aquila daranno le risposte per l'emergenza urgenza riguardo al stroke, riguardo a quelli che sono i grandi traumi. Andiamo a Teramo adesso, perché al via nelle scorse ore i lavori per l'installazione delle prime colonnine elettriche in città. Si parte da via Pannella, ma le postazioni aumenteranno via via, come ha confermato l'assessore Maurizio Verna. Assessore, finalmente anche a Teramo si iniziano i lavori per le prime colonnine elettriche. I lavori sono partiti ieri, come nostre spalle, su via Pannella, ma per altri 5 posti, quindi pensiamo che nei prime settimane di settembre possano essere già utilizzate, perché poi questa è una prima fase, poi anche ci sarà il collegamento diretto con l'energia elettrica fatta direttamente da Enel. Questi sono DB Cerge, che è la prima società che ha fatto una convenzione con noi per installare 8 postazioni. Ne facciamo 6 subito, le altre 2 che riguardano Piazza Garibaldi e zona Teatro Romano, essendo zone vincolate, hanno bisogno del parere della sovrintendenza. A queste si collegheranno immediatamente dopo altre 12 postazioni di Enel X, che vanno a prendere quasi tutta la città, ma anche San Nicolò con l'atterrato, insomma anche alcune aree un po' più esterne. Questo per dotare un'infrastruttura ormai fondamentale, perché sappiamo che l'utilizzo dell'auto elettrica è sempre più attivo, e sappiamo anche che ormai si va verso una limitazione totale delle auto a diesel e a benzina, quindi da qui ai prossimi anni speriamo che venga sempre più utilizzato, ma speriamo che questo poi si aggiunga a questa importante iniziativa dell'eco bonus fatta per i privati, che permetterà a tutti i cittadini di potersi dotare di una wall box su ogni abitazione per poter ricaricare direttamente la propria auto. Sono dei lavori che iniziano qui in via Pannella, su cui però c'è anche una riflessione in atto. Adesso c'è un senso unico, state valutando di tornare a un doppio senso di marcia? Sì, quello che è stata sempre una sperimentazione, questo senso unico, abbiamo visto che purtroppo il parcheggio posto sul lato est di questa via non è altro che una fonte di parcheggio selvaggio, purtroppo ancora. La presenza costante di un vigile urbano, sappiamo, non è possibile, anche adesso vediamo dei furgoni messi un po' come capitano. Spesso il passaggio dell'autobus su questa via è segnato da blocchi e da ritardi che poi sono collegati all'università, ma c'è una situazione irregolare che purtroppo dobbiamo sistemare, e stiamo ragionando se farlo tornare a doppio senso, ovviamente con una caratterizzazione precisa, puntuale e definita di dove si può parcheggiare o meno, questo per evitare appunto la sosta selvaggia. Oggi andrà via da Pescara l'installazione Trash People di Aschult. L'amministrazione comunale intende continuare a promuovere iniziative che sensibilizzino sulla salvaguardia dell'ambiente. Entro il 2023 a Pescara non ci saranno più i cassonetti dei rifiuti. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che nel giro di 2 anni intende ampliare la raccolta porta a porta e realizzare nuove isole ecologiche. E su questo stiamo lavorando assiduamente, lo avrete anche già visto, per arrivare intanto alla percentuale di legge consentita sul rifiuto, che è quella del 65%, che ci auguriamo di poter raggiungere nell'arco di un paio d'anni, comunque entro il 2023, ma in parallelo l'eliminazione di tutti i cassoni stradali, consentendo così, con isole ecologiche e con porta a porta spinti, una raccolta differenziata, puntuale e controllata.
Oggi intanto l'esercito di immondizia lascia Pescara. L'opera Trash People dell'artista tedesco Aschult era stata installata nel cuore del capoluogo adriatico dopo aver fatto tappa nei luoghi più suggestivi del mondo. Un'occasione per riflettere sulla salvaguardia dell'ambiente, tema a cui il comune intende avvicinare i più giovani andando nelle scuole a settembre con l'Eco School. Pescara punta sul riciclo, ha detto l'assessore del Trecco. Perché stiamo lavorando su un impianto anaerobico che poi è il principale rifiuto tra i rifiuti differenziati, che potrà consentire di avere sia del compost ma anche del biogas, quindi un biodigestore di ultima generazione a tutti gli effetti, come degli impianti che sono praticamente quasi pronti per quanto riguarda il multimateriale, plastica, metalli ed altro nella zona di Alanno e di Loreto. Su questo si sta abbinando anche una seconda ricicleria, perché chiaramente una volta preso il rifiuto ci deve essere anche il posto dove fermarlo e dove anche i cittadini possono andare a portare il proprio rifiuto per poi andare direttamente agli impianti. Quindi noi ci auguriamo che in questo modo i cittadini comincino a pensare in maniera diversa. Noi chiediamo non solo un rifiuto ridotto, ma chiediamo anche un decoro della città, e su questo stiamo lavorando assiduamente, lo avrete anche già visto, per arrivare intanto alla percentuale di legge consentita sul rifiuto, che è quella del 65%, che ci auguriamo di poter raggiungere nell'arco di un paio d'anni, comunque entro il 2023, ma in parallelo l'eliminazione di tutti i cassoni stradali, consentendo così con isole ecologiche e con porta a porta spinti una raccolta differenziata, puntuale e controllata. Assemblea dei soci della Corale Giuseppe Verdi di Teramo, eletto Agostino Ballone presidente per l'ex numero uno di Confindustria, un ruolo di prestigio per rilanciare l'attività nel periodo post-pandemico. Beh, la Corale Verdi è un presidio di assoluto valore per la nostra città e credo per l'Abruzzo intero. Sicuramente dovrà essere, come dire, rilanciata nella propria attività. L'incognita pandemica ovviamente vale per la Corale, ma vale per tutte le altre attività economiche del nostro territorio. Ci auguriamo di essere, come dire, in dirittura di arrivo sul finale di questa pandemia. Per il resto ci metteremo tutto l'impegno necessario perché la Corale possa come dire, ripartire con slancio. Io devo ringraziare tutti i soci della Corale che ieri hanno manifestato in maniera massiccia la loro adesione e il loro voto nei miei confronti. Certamente conoscevo la Corale Verdi, essendo cittadino teramano, quindi è un'istituzione importante per la città, la conoscevo, non ne conoscevo ovviamente gli aspetti tecnici interni e quindi sono qui anche per approfondire e per quanto mi riguarda rilanciare l'operatività della Corale. Ho detto chiaramente che la mia attività di imprenditore non aveva grandi affinità con quello della Corale, ma ovviamente nell'approfondire la proposta abbiamo individuato che gli ambiti sono ben diversi, quelli di rappresentare la Corale da quella che compete invece agli aspetti tecnici, quindi al maestro. Nei prossimi giorni convocherò il consiglio di amministrazione e cominceremo a tracciare le linee guida dell'attività 2021 e seguenti. E adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente calcio di Lega Pro. Andiamo in casa Teramo, presentazione del nuovo direttore sportivo questa mattina, Carlo Musa, l'ex dirigente della Savoia, arriva in bianco-rosso, mentre c'è attesa per la sentenza che riguarda la Casertana, visto che il presidente del Teramo, Iacchini, ha confermato l'intenzione di mettere sotto contratto l'attuale allenatore dei Falchetti Campani, Federico Guidi. Inoltre anche questioni di mercato durante la conferenza e trattative che riguardano Cianci, Diakité e Santoro. Ania Cantagalli. Primo
primo punto fermo della nuova stagione sportiva del Teramo presentato questa mattina qui nella sala stampa dello stadio Bonolis. Il nuovo direttore sportivo è Carlo Musa, ex Savoia ed Avellino, lo ha presentato il presidente Franco Iachini. Sicuramente mi affiancherà sulla parte tecnica della gestione tecnica, è quella figura che voi indicate come direttore sportivo, è stato uno dei più giovani direttori sportivi a raggiungere questo titolo. Mi fa piacere aver scelto lui perché vuole segnare un percorso che detti l'indirizzo di quello che dovrà essere quest'anno una squadra molto giovane. Per quanto riguarda invece la figura dell'allenatore, il Teramo ha già le idee chiare, ovvero Federico Guidi, l'attuale tecnico della Casertana, sotto contratto però con la società campana fino al 2023, società campana che è oggetto di esclusione da parte della FIGC per una mancata presentazione corretta appunto della domanda di iscrizione con documenti mancanti. Il Teramo ha fatto la sua scelta, Guidi aspetta di sapere che cosa accadrà in casa casertana il 26 luglio con la pronuncia del collegio di garanzia del CONI, e poi dal 28 luglio potrà effettivamente essere l'allenatore del Teramo con tutto il suo staff, altrimenti il Teramo dovrà cercare un altro allenatore. Certo, se dovesse andare bene per la Casertana, noi dobbiamo, il problema è nostro, dobbiamo trovare un altro allenatore. Di certo non glielo sto augurando che lui non venga ripescato, per l'amore di Dio, assolutamente, anzi no, io gli faccio gli auguri, perché comunque una persona ci si sarebbe potuto trovare chiunque al suo posto, quindi non glielo auguro di certo questo problema. Si sono affrontati anche vari discorsi, vari argomenti, il più importante è quello dei giocatori in uscita del Teramo, di cui si sta occupando proprio il massimo dirigente biancorosso, ovvero le trattative per Cianci, Diachité, Piacentini e Santoro. E le trattative le faccio direttamente io. Teramo vende se gli conviene vendere. Noi abbiamo oggi per esempio una trattativa su Pietro Cianci molto importante, ed è la trattativa che si avvicina di più, è quella del Palermo. Per quanto riguarda anche Santoro, adesso aggiungo, anche lui ha avuto diverse richieste, e anche lui su una buona, si sta incanalando un'ottima trattativa su un'altra squadra di Serie B. No, Brescia. Quanto riguarda gli Diachité, ci sono richieste da più parti, non nascondo anche quella che avete riportato sui giornali della Ternana, però anche lì Diachité è un prezzo molto pregiato, quindi Diachité credo che quest'anno possa continuare a formarsi nella nostra squadra. Il direttore sportivo Carlo Musa è arrivato appunto nelle scorse ore, sta già comunque iniziando a lavorare sulla rosa, ricordiamo ci sono già 15 giocatori sotto contratto per quanto riguarda appunto la squadra biancorossa, che si ritroveranno qui lunedì prossimo nel pomeriggio allo stadio Bonolis per iniziare le pratiche propedeutiche appunto al raduno e al ritiro precampionato, però si sta già guardando intorno il nuovo DS biancorosso. C'è tanto da lavorare, perché comunque sono una rosa che, avendo in scadenza dei calciatori, quindi in questo momento c'è bisogno di inserire delle forze nuove. Come ha detto il presidente, punteremo molto su un progetto giovane, ma non è che deve passare l'idea di un Teramo che va a smobilitare o a fare cose negative, perché comunque ci sono stati esempi di squadre giovani che hanno fatto dei grandi risultati. Conferenza stampa integrale che potrete rivedere questo pomeriggio alle ore 17:30, ovviamente su canale 14 e 514 in alta definizione del digitale terrestre. Dal Teramo passiamo al Pescara. Franco Ferrari potrebbe essere il nuovo centravanti del Delfino. Può arrivare con Eugenio D'Ursi in una doppia operazione con il Napoli. Circa il settore giovanile invece si separano le strade con due pilastri, Giuseppe Geria e Antonio Di Battista. Andrea Costantini.
L'opera di ristrutturazione dello staff tecnico del Pescara investe anche il settore giovanile, che perde i suoi due principali pilastri. Stamani l'annuncio dell'addio del responsabile Giuseppe Geria e del responsabile tecnico Antonio Di Battista. La fine del rapporto di lavoro con Di Battista era nell'aria, anche se fa specie, perché al di là del ruolo apicale era una sorta di istituzione nel settore giovanile biancazzurro, con il quale ha collaborato da una vita e che ha fatto crescere coltivando giovani talenti e allenatori di prospettiva, anche a livello di prima squadra. Per Di Battista però si apre subito una nuova opportunità professionale, poiché a breve si legherà con il Bologna. Più a sorpresa l'addio di Giuseppe Geria, per il quale era circolata anche l'ipotesi di direttore sportivo. Il presidente Sebastiani più volte nelle scorse settimane aveva dichiarato che voleva tenersi stretto Geria per il settore giovanile ed era pronto ad offrire il prolungamento del contratto scaduto il 30 giugno. E invece dopo 5 anni le strade si separano. Purtroppo la retrocessione ha creato non pochi problemi a livello di settore giovanile, si spiega nella nota della società, facendo venire meno anche l'entusiasmo di chi giornalmente ha sempre lavorato per la crescita dei giovani. Anche se le strade si dividono, questo non sarà un addio ma un arrivederci. Il rapporto umano e professionale instaurato rimarrà nel tempo. Ho avuto piacere di lavorare con due persone straordinarie e soprattutto due grandi professionisti a cui auguro le migliori fortune. Queste le parole del presidente Sebastiani. La promozione della primavera, la seconda in 3 stagioni e la vittoria della Supercoppa col Verona sono solo gli ultimi di tanti successi collezionati. Ora si apre la caccia al neoresponsabile del settore giovanile. Un nome forte sembra essere quello dell'ex DS Antonio Bocchetti, una sorta di soluzione interna. Circa la prima squadra continua a tenere banco il mercato. Il nome nuovo delle ultime ore è quello del 25enne possente centravanti argentino Franco Ferrari, di proprietà del Napoli. Il giocatore è reduce dalla vittoria del Girone A col Como e tra le squadre del suo passato vi è il Piacenza dell'allora DS Luca Matteassi, ora al Pescara. Tanta Serie C per Ferrari e anche il debutto in B con la maglia del Brescia nel 2018. Il Pescara sta cercando l'intesa col Napoli, col quale potrebbe portare a termine una doppia operazione. È già noto il forte interessamento per l'esterno Eugenio Dursi. Qualora i due calciatori indossassero la casacca del Pescara, e allo stato ci sono ottime probabilità, e in caso di permanenza di Galano, Gaetano Oteri avrebbe il suo tridente: Dursi, Ferrari, Galano. Un trio che sulla carta ha tutto: potenza, estro, tecnica e soprattutto gol. Con questi innesti si procederà all'uscita di altri attaccanti. Su Bunino c'è la Provercelli, in lista di sbarco anche Borrelli e Belloni. Una notizia di volley adesso, perché nella prossima stagione l'Altino giocherà le sue partite casalinghe del campionato di Serie A2 al Palasport di Lanciano. L'annuncio ufficiale ieri in una conferenza stampa alla quale erano presenti il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, l'assessore allo sport Davide Caporale, il sindaco di Altino Vincenzo Muratelli e il presidente dell'Altino Aniello Papa. Nel corso della conferenza stampa sono state ringraziate le società Unibasket e Azzurra per la disponibilità data per far giocare appunto le gare dell'Altino a Lanciano una volta ogni 15 giorni, una scelta che valorizza la parte sportiva dell'intero comprensorio frentano. E con questa notizia noi chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.